quanto riguarda le ospedalizzazioni in area medica, però è anche una diminuzione di contagi. Però questo non ci può far tirare un sospiro di sollievo, perché il virus c'era ancora molto, la situazione è ancora difficile, e per questo anche l'ordinanza che ho fatto, che dà un pochino più di cautele malgrado la zona gialla, è indirizzata proprio a cercare di tenere sotto controllo la situazione. L'area gialla non è un liberi tutti, perché poi intanto in area arancione ci può tornare in un batter d'occhio, anche visto i nuovi parametri che sono molto più bassi rispetto a quelli precedenti, quindi si torna più facilmente. Ma in secondo luogo, in questo momento noi dobbiamo salvaguardare la salute e dall'altro lato cercare anche con quest'area gialla di dare un pochino più respiro a quelle attività che invece in area arancione per esempio sono chiuse, parlo principalmente dei bar, dei ristoranti per esempio. Quindi se riusciremo a tenere questo equilibrio e questa attenzione, riusciremo ad andare avanti, altrimenti purtroppo l'area arancione torna molto facilmente. Papa viene per tutti, perché il Papa non è solo il Papa dei cristiani, ma è un uomo che si dà per l'umanità intera, e noi abbiamo questa coscienza che non viene per noi, viene per tutti gli iracheni, ma io penso per tutta la regione. L'Iraq fa parte della Terra Santa, c'è Abramo, ma c'è anche la tomba di Ezechiele, c'è Giona, c'è anche Naum, Al-Kosh, e poi una parte della Bibbia è stata scritta durante l'esilio in Iraq, e lì ad Ur sarà una preghiera interreligiosa fra cristiani e musulmani, ci sarà anche un rappresentante dei giudei e mandaiti, yazidi. Dopo ritorna la sera a Baghdad per celebrare la messa secondo il rito caldeo. È la prima volta che il Papa celebra un rito, diciamo, orientale, e così abbraccia tutta la Chiesa. Dunque il Papa non è solo il Papa dei latini, è il Papa di tutti i cattolici. La domenica va a Erbil a incontrare le autorità civili, poi a Mosul, farà anche una visita a Mosul. Mosul è il simbolo della rovina che ha lasciato ISIS, e di Mosul andrà al villaggio del Karakosh, e lì pregherà l'Angelus per incoraggiare i cristiani della piana di Ninive a rimanere, perseverare, sperare, ma penso anche e soprattutto a ricostruire la fiducia con gli altri per un futuro, diciamo, migliore. Il mondo è un po' cambiato, c'è tanto settarismo, dunque, sia in Medio Oriente, ma anche in Occidente. Adesso i rapporti fra cristiani e musulmani sono buoni, non ci sono difficoltà. Anche questa ideologia, diciamo, fondamentalista che minaccia un po' tutti coloro che non accettano, è una grande sfida. Venire a dire basta guerre, basta male, basta corruzione, fate ciò che potete, gli uni per gli altri, preparare una società pacifica, stabile, che può fare progresso. Il logo l'abbiamo preso del Vangelo, San Matteo,
tutti siete fratelli. Il programma della visita del Papa ci parla della fraternità umana, fraternità cristiana, fraternità irachena. Dunque noi tutto questo tempo abbiamo sentito il chiasso delle armi, adesso sentiamo una parola così che ci conforta e ci incoraggia. L'Italia torna in gran parte gialla a partire da Lombardia e Lazio. Diventano invece arancioni la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano, mentre lo restano Puglia, Sardegna e Umbria. Tutte le altre regioni e la provincia autonoma di Trento sono gialle e riaprono bar e ristoranti a pranzo. Ma il ministro della Salute Roberto Speranza avverte: zona gialla non significa scampato pericolo, serve ancora la massima prudenza. Sparisce dunque il rosso dalla mappa del paese ed è consentito muoversi all'interno delle regioni gialle, ma resta in vigore il divieto di spostamento anche tra queste fino al 15 febbraio. Il ministro Speranza intanto avrebbe chiesto un'interpretazione diversa delle norme rispetto a quella adottata finora. Per passare da una zona più rigida a una più soft dovevano trascorrere 2 settimane con dati compatibili con la fascia inferiore, ma si iniziava a calcolare dalla prima settimana in cui i dati erano migliorati. Di fatto erano quindi necessarie 3 settimane di numeri da gialla per abbandonare l'arancione. Ora invece bastano 14 giorni e 2 monitoraggi. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato il vaccino di AstraZeneca, che potrà così essere utilizzato anche in Italia. La Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA ha dato infatti il via libera per tutte le fasce di età, ma raccomanda di utilizzare il vaccino negli under 55, perché sulle persone nelle fasce di età più anziane ci sono meno dati. L'azienda nei suoi studi clinici ha infatti arruolato un numero più basso di anziani. Il vaccino di AstraZeneca dovrebbe arrivare in Italia nella settimana tra l'8 e il 14 febbraio con circa 430.000 dosi e poi in quella successiva con 660.000. Altre consegne saranno effettuate a marzo e aprile per un totale di circa 3,4 milioni di dosi. Con AstraZeneca avremo l'importante opportunità di ridurre la moltiplicazione dei contagi, a sottolinearlo il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, intervenuto alla trasmissione televisiva Che tempo che fa, in onda su Rai 3. Appena arriva avremo 2 percorsi paralleli, ha spiegato Arcuri. Da una parte la riduzione dei decessi e delle terapie intensive con Pfizer e Moderna e dall'altro la riduzione dei contagi con AstraZeneca. Attualmente sono 3 i vaccini anti-Covid già disponibili in Europa e in Italia. Il primo ad essere stato approvato è stato quello dell'azienda statunitense tedesca Pfizer-BioNTech. Il secondo è stato il vaccino dell'americana Moderna, mentre l'ultimo che ha appena ricevuto il via libera è quello di AstraZeneca. Nelle prossime settimane è atteso l'ok dell'EMA anche per il vaccino Johnson & Johnson, mentre il prossimo a ricevere l'approvazione potrebbe essere l'americano Novavax. Nel mondo in totale sono 237 i vaccini in corso di sperimentazione e 67 sull'uomo. Sono stati riaperti in Italia per il servizio al tavolo al bancone 293.000 bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi sopravvissuti alle chiusure nelle regioni ora classificate in zona gialla. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in riferimento alla nuova mappa dei colori. In altre parole, sottolinea la Coldiretti, possono restare aperti più di 8 locali della ristorazione su 10 presenti nell'intera penisola, l'81%. Tra le regioni che possono beneficiare maggiormente della nuova fase c'è sicuramente la Lombardia, che si classifica come la regione con maggior numero di attività presenti con circa 51.000 locali, seguita dal Lazio con quasi 39.000 e dalla Campania con oltre 33.000. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.
aggiornamento per quanto riguarda le ospedalizzazioni in area medica, però è anche una diminuzione di contagi. Però questo non ci può far tirare un sospiro di sollievo, perché il virus c'era ancora molto, la situazione è ancora difficile, e per questo anche l'ordinanza che ho fatto, che dà un pochino più di cautele malgrado la zona gialla, è indirizzata proprio a cercare di tenere sotto controllo la situazione. L'area gialla non è un liberi tutti, perché poi intanto in area arancione ci può tornare in un batter d'occhio, anche visto i nuovi parametri che sono molto più bassi rispetto a quelli precedenti, quindi si torna più facilmente. Ma in secondo luogo, in questo momento noi dobbiamo salvaguardare la salute e dall'altro lato cercare anche con quest'area gialla di dare un pochino più respiro a quelle attività che invece in area arancione per esempio sono chiuse, parlo principalmente dei bar, dei ristoranti per esempio. Quindi se riusciremo a tenere questo equilibrio e questa attenzione, riusciremo ad andare avanti, altrimenti purtroppo l'area arancione torna molto facilmente. Il Papa viene per tutti, perché il Papa non è solo il Papa dei cristiani, ma è un uomo che si dà per l'umanità intera, e noi abbiamo questa coscienza che non viene per noi, viene per tutti gli iracheni, ma io penso per tutta la regione. L'Iraq fa parte della Terra Santa, c'è Abramo, ma c'è anche la tomba di Ezechiele, c'è Giona, c'è anche Naum, Al-Kosh, e poi una parte della Bibbia è stata scritta durante l'esilio in Iraq, e lì ad Ur sarà una preghiera interreligiosa fra cristiani e musulmani, ci sarà anche un rappresentante dei giudei, e mandaiti, yazidi. Dopo ritorna la sera a Baghdad per celebrare la messa secondo il rito caldeo. È la prima volta che il Papa celebra un rito, diciamo, orientale, e così abbraccia tutta la Chiesa. Dunque il Papa non è solo il Papa dei latini, è il Papa di tutti i cattolici. La domenica va a Erbil a incontrare le autorità civili, poi a Mosul farà anche una visita a Mosul. Mosul è il simbolo della rovina che ha lasciato ISIS, e di Mosul andrà al villaggio del Karakosh, e lì pregherà l'Angelus per incoraggiare i cristiani della piana di Ninive a rimanere, perseverare, sperare, ma penso anche e soprattutto a ricostruire la fiducia con gli altri per un futuro, diciamo, migliore. Il mondo è un po' cambiato, c'è tanto settarismo, dunque, sia in Medio Oriente, ma anche in Occidente. Adesso i rapporti fra cristiani e musulmani sono buoni, non ci sono difficoltà. Anche questa ideologia, diciamo, fondamentalista che minaccia un po' tutti coloro che non accettano, è una grande sfida. Venire a dire basta guerre, basta male, basta corruzione, fate ciò che potete, gli uni per gli altri, preparare una società pacifica, stabile, che può fare progresso. Il logo l'abbiamo preso del Vangelo, San Matteo,
tutti siete fratelli. Il programma della visita del Papa ci parla della fraternità umana, fraternità cristiana, fraternità irachena. Dunque noi tutto questo tempo abbiamo sentito il chiasso delle armi, adesso sentiamo una parola così che ci conforta e ci incoraggia. L'Italia torna in gran parte gialla a partire da Lombardia e Lazio. Diventano invece arancioni la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano, mentre lo restano Puglia, Sardegna e Umbria. Tutte le altre regioni e la provincia autonoma di Trento sono gialle e riaprono bar e ristoranti a pranzo. Ma il ministro della Salute Roberto Speranza avverte: zona gialla non significa scampato pericolo, serve ancora la massima prudenza. Sparisce dunque il rosso dalla mappa del paese ed è consentito muoversi all'interno delle regioni gialle, ma resta in vigore il divieto di spostamento anche tra queste fino al 15 febbraio. Il ministro Speranza intanto avrebbe chiesto un'interpretazione diversa delle norme rispetto a quella adottata finora. Per passare da una zona più rigida a una più soft dovevano trascorrere 2 settimane con dati compatibili con la fascia inferiore, ma si iniziava a calcolare dalla prima settimana in cui i dati erano migliorati. Di fatto erano quindi necessarie 3 settimane di numeri da gialla per abbandonare l'arancione. Ora invece bastano 14 giorni e 2 monitoraggi. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato il vaccino di AstraZeneca, che potrà così essere utilizzato anche in Italia. La Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA ha dato infatti il via libera per tutte le fasce di età, ma raccomanda di utilizzare il vaccino negli under 55, perché sulle persone nelle fasce di età più anziane ci sono meno dati. L'azienda nei suoi studi clinici ha infatti arruolato un numero più basso di anziani. Il vaccino di AstraZeneca dovrebbe arrivare in Italia nella settimana tra l'8 e il 14 febbraio con circa 430.000 dosi e poi in quella successiva con 660.000. Altre consegne saranno effettuate a marzo e aprile per un totale di circa 3,4 milioni di dosi. Con AstraZeneca avremo l'importante opportunità di ridurre la moltiplicazione dei contagi, a sottolinearlo il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, intervenuto alla trasmissione televisiva Che tempo che fa, in onda su Rai 3. Appena arriva avremo 2 percorsi paralleli, ha spiegato Arcuri. Da una parte la riduzione dei decessi e delle terapie intensive con Pfizer e Moderna e dall'altro la riduzione dei contagi con AstraZeneca. Attualmente sono 3 i vaccini anti-Covid già disponibili in Europa e in Italia. Il primo ad essere stato approvato è stato quello dell'azienda statunitense tedesca Pfizer-BioNTech. Il secondo è stato il vaccino dell'americana Moderna, mentre l'ultimo che ha appena ricevuto il via libera è quello di AstraZeneca. Nelle prossime settimane è atteso l'ok dell'EMA anche per il vaccino Johnson & Johnson, mentre il prossimo a ricevere l'approvazione potrebbe essere l'americano Novavax. Nel mondo in totale sono 237 i vaccini in corso di sperimentazione e 67 sull'uomo. Sono stati riaperti in Italia per il servizio al tavolo o al bancone 293.000 bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi sopravvissuti alle chiusure nelle regioni ora classificate in zona gialla. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in riferimento alla nuova mappa dei colori. In altre parole, sottolinea la Coldiretti, possono restare aperti più di 8 locali della ristorazione su 10 presenti nell'intera penisola, l'81%. Tra le regioni che possono beneficiare maggiormente della nuova fase c'è sicuramente la Lombardia, che si classifica come la regione con maggior numero di attività presenti con circa 51.000 locali, seguita dal Lazio con quasi 39.000 e dalla Campania con oltre 33.000. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.